si dà un pochino meno valore a chi fa arte, proprio perché la fruibilità è maggiore. Eppure, la cosa importante è invece vedere un artista, e questo ce l'ha insegnato Andy Warhol nella sua pop art. Sdoganiamo l'arte dai canoni classici, sdoganiamo l'arte da un contesto in cui non potrebbe anche non essere conosciuta, rendiamola, come dire, fruibile anche a un pubblico più vasto. Benvenuto assessore, la stavamo aspettando, grazie. Ci porta, facciamo sedere un attimo, qui vado avanti con la conferenza, poi facciamo stare un attimo. Quindi dicevo, il passato è importante, è fondamentale, i grandi artisti hanno segnato il nostro cammino, la nostra storia, sono stati la base dalla quale gli artisti di oggi prendono spunto, no, per o distaccarsi, oppure, scusate, posso avere un pochino di più di silenzio, grazie, non perché, perché il brusio sotto mi confonde. Quindi dicevo che i grandi artisti sono stati la base su cui si sono costruiti, oppure su cui hanno fatto la contestazione i successivi. Quindi già dal Novecento in avanti si è rotto lo schema con quello che era l'arte classica, no? Quindi siamo passati all'astratto, al concettuale, a tutto quello che poi è venuto dopo, dal divisionismo in avanti, dall'impressionismo in avanti, si è frammentato il concetto classico dell'arte. Anche a volte senza tecnica, anche a volte no, senza quello che uno dice, ma questo qua sì, prego, anche queste sono opere d'arte, se permette. Brava, infatti l'arte con l'artigianato, queste sono opere d'arte, vero. Beh, perché noi in questo periodo non li facciamo alla giornata. Sì. Che cosa è successo? Lui ha avuto quell'incontro fortunato quando vedeva cartoline dipinte da lui per comprarsi la droga, per comprarsi quel poco che riusciva a mangiare quando non si drogava, e ha incontrato Andy Warhol. Andy Warhol è stato la sua fortuna, perché da quel momento in avanti lui, da senza tempo, poi ovviamente ha fatto il suo percorso nella factory di Warhol, ma attualmente Basquiat è uno degli artisti più quotati al mondo, ha venduto il suo quadro, è stato battuto all'asta a 60 milioni di euro, l'ha comprato sì, un grande, ovviamente, di grandi dimensioni, l'ha acquistato un collezionista giapponese. Quindi ecco, tutto ciò che è arte, adesso ovviamente questa è una favola, è un mito, no? Non si può pensare che possa succedere a tutti, ma non si può neanche pensare che non possa succedere, perché noi artisti crediamo nei sogni, noi viviamo di sogni e crediamo che, mi ci metto anch'io, non sono artista figurativo, io sono una scrittrice, però sappiamo che farci vedere in qualche modo ci regala la possibilità di far decidere al pubblico
se valiamo qualcosa o no, perché comunque è anche il pubblico che può decidere. Non è vero che solo gli addetti ai lavori possono determinare il successo di un artista. E l'importante è sapere quanto sia fondamentale la possibilità. Ecco, noi con Ombre Art Festival vogliamo creare un contenitore a Terni che dia questa possibilità di arte contemporanea, che possiamo far vivere e respirare le opere in un modo più vivo di quello del web, no? Perché sì, siamo tutti su web, tutti ci facciamo vedere, ma io quando vedo, mi metto di fronte a un'opera che respiro l'emozione che mi sta dando quell'opera in quel momento, no? E questo è il passaggio fondamentale, la differenza tra il sentir raccontare qualcosa oppure tenerselo davanti. Poi è ovvio, ripeto, che sarà il mercato e sarà anche il pubblico a determinare il successo di un artista, però la possibilità è una cosa importante. Purtroppo nel passato tanti artisti, tra cui anche Van Gogh, sono morti pazzi e poveri e sono diventati noti e quotati dopo il decesso. Oggi viviamo in un'epoca in cui abbiamo la fortuna di non dover aspettare il decesso per avere la possibilità di farci notare, ma già finta come dicevo prima, dalla pop art, dalla street art. Solo che il processo adesso è molto più veloce, molto più rapido, no? Noi siamo già nell'epoca della post pop art, della post street art, del post astrattismo. Siamo già oltre, siamo andati già in un'era diversa, dove quasi c'è una mescolanza di immagini, a volte anche più ermetiche. L'astrattismo è ermetico, tuttavia riesce a regalare un'emozione, no? Ed è quella che vince, è la possibilità di vedere, di sentire, percepire questa emozione. Quindi, ripeto, il magnetismo ormai non c'è più, purtroppo, però da sempre gli artisti hanno avuto questa fortuna, questo privilegio, alcuni, altri meno, di poter essere vivi, conosciuti, veduti, soprattutto di poter lavorare senza doversi preoccupare della contingenza grazie a Magnate. Oggi Magnate non ci sono più, però ci sono associazioni come noi in cui c'è la possibilità di, come noi, come anche il gruppo archeologico che fa arte e cultura, che sono qua nella presenza della direttrice Cristina Locci, direttrice, giusto, responsabile del gruppo archeologico, come anche, non vedo più Giovanni Cercotti dell'Accademia Rousseau, come anche Ponte degli Artisti Terni, la cui presidentessa ci sta facendo un bel video in diretta, e come anche l'assessore alla cultura che ci fa l'onore di essere presente proprio a sottolineare quanto importante sia nella veduta ideologica della giunta di sostenere l'impegno di chi vuole diffondere e divulgare l'arte, dando la possibilità di avere un sostegno morale del comune di una città. Io poche volte ho visto assessori e sindaci presenti agli eventi e sono contenta, sono commossa, sono onorata e sono molto felice che questo avvenga, perché l'Umbria, soprattutto Terni, è una città di grandi persone che non sanno di esserlo. Allora dobbiamo fare in modo che le persone inizino a capire che sono grandi come quelle di tutte le altre città. E io ho vissuto un po' qua, un po' là dove capitava, e lo posso assicurare. Quindi Terni è una città che risponde, perché lo possiamo vedere oggi, lo vediamo agli eventi del gruppo archeologico, lo vediamo agli eventi dell'Accademia Rousseau. All'arte risponde, quindi non è che non ci sia questo interesse, è che purtroppo non c'è la cooperatività, la coesione sul territorio.
Quindi dovremmo creare, secondo me, a mio avviso, un modo per avere questi contenitori continuamente, dove le associazioni collaborano tra loro, si uniscono per creare qualcosa di più grande. Ed è quello che io ho avuto il privilegio di poter avere con il sostegno, non finirò mai di ringraziare, non mi voglio ripetere, no. Però io sono fatta così, dico quello che penso, quindi il gruppo archeologico, Ponte degli Artisti, Accademia Rousseau, Comune di Terni e anche la FUIS, che è la Federazione Italiana Unitaria Scrittori, che ha comunque dato il patrocinio morale perché anche loro sono molto interessati alla cultura. Detto ciò, io volevo anche salutare Amelia Milardi dell'Associazione Arcù, che sarebbe la persona che mi ha scelta come direttore artistico, ma che non c'è, e quindi... No, non c'è perché si è andata a cambiare, ma è andata a cambiare un sacco di tempo fa, quindi adesso non c'è pervenuta. E quindi stavo dicendo che vabbè, la ringraziamo e la salutiamo perché l'ideazione dell'evento è sua e quindi è stata sua l'idea di questo evento. Cosa dire di più? Io ecco, stanno arrivando. Siete arrivate per i saluti? Amelia c'è? Ah, ok, bloccate in mezzo al traffico. Quindi, ripetiamo, l'arte contemporanea deve vivere, deve coesistere con l'arte del passato, perché noi in Umbria abbiamo questo atteggiamento conservativo nei confronti del patrimonio culturale antico che abbiamo e che è fondamentale. Ma non dobbiamo dimenticarci che noi siamo persone contemporanee. Siamo persone che vanno verso il futuro, sono persone che stiamo, esatto, che stanno vivendo oggi e che stanno costruendo il futuro di domani. Quindi dobbiamo renderci conto che ciò, cioè noi stiamo scrivendo la storia, quello che a noi ci passa sotto gli occhi così, in termini di eventi, in termini di arte, in termini di cultura, è quello che noi o qualcuno dei nostri pronipoti potrebbe leggere nei libri di domani, nei libri di scuola. Noi non possiamo saperlo perché in questo momento non siamo nella condizione di poterlo sapere, come non lo potevano sapere i nostri predecessori, no? Cosa sarebbe passato poi nel futuro. Quindi io credo fermamente che non sia il tempo dello snobismo nei confronti dell'arte, assolutamente. Lo snobismo è già brutto, secondo me, quando è nelle mani di un intellettuale, figuriamoci un artista. Quindi chi guarda l'arte e approccia l'arte lo deve fare con l'emozione, con lo sguardo di un bambino, che è quello di chi guarda un qualcosa che potrebbe andare in qualunque direzione, un qualcosa che regala un sogno all'artista. Quindi i sogni degli artisti non vanno mai mortificati, non vanno mai distrutti, ma anche a chi poi si mette in casa un quadro perché gli piace e non perché va a fare il ragionamento del mercato, di dire ma lo compro perché magari poi domani quando lo vado a rivendere. Allora iniziamo a guardare l'arte per quella che è. L'arte non è mercato, ossia lo può essere perché il collezionista di Basquiat peso 60 milioni, magari tra 5 anni ne guadagna il doppio, no? Però per la maggior parte delle persone io credo che sia molto più bello un approccio, io faccio l'esempio della pop art non perché sia una fanatica della pop art, a me piace il surrealismo metafisico per dire, quindi però perché la pop art ha avuto, e Warhol come no, capostipite, ha avuto la capacità di capire che c'era bisogno di un cambiamento, che se voleva avvicinarsi al pubblico doveva fare quell'inversione di tendenza che rendesse l'arte non più incomprensibile al grande pubblico, ma parlare il linguaggio che poteva arrivare diretto. E noi siamo in un linguaggio, cioè siamo in un'epoca in cui il linguaggio deve essere diretto, deve essere veloce, deve essere immediato, perché se no le persone non ascoltano più lo scrittore, non ascoltano più il poeta, non guardano più un quadro, ma vanno a guardare la televisione, il PC e i cellulari. Quindi dobbiamo
coesistere anche con i nuovi mezzi, e l'artista deve essere in qualche modo un traino, ma anche un fautore di questo nuovo approccio e modalità di convivere con il progresso. Io vi ringrazio per l'ascolto, volevo ringraziare ovviamente, no, ma fate un applauso però, non è che lo offendo, E dicevo che volevo ringraziare l'assessore alla cultura, che se vuole intervenire e fare un saluto al pubblico è il benvenuto, prego. Scusate del ritardo, non posso dare la colpa alla pioggia, ma diciamo le nostre giornate ormai diventano di 27 ore ed è una rincorsa continua, però volevo esserci, cioè, seppure con ritardo, che ci sono, mi fa molto piacere. Mi fa piacere essere qui in un ambiente di artisti in mezzo a tante opere d'arte e installazioni, perché diciamo è un po' anche immodestamente il mio ambiente per formazione, per storia, anche se non sono un intenditore d'arte, figurativa o astratta che sia, ma perché stare in queste situazioni in mezzo a gente del genere, in mezzo ai quadri, comunque anche a fine serata mi dà quel piccolo di ossigeno all'anima che mi conforta di tanti cavoli che succedono durante la giornata a difficoltà varie. E per questo sono doppiamente contento e ringrazio Marta e ringrazio Amelia che dovrà arrivare. Noi abbiamo accettato volentieri di dare il nostro semplice patrocinio per quel che vale al Comune di Terni, perché il Comune di Terni con questa nuova giunta ha a cuore e in testa molto il discorso delle politiche culturali, della rinascita culturale della città, e diciamo la sfida di poter creare o ricreare in città un movimento o più movimenti di poeti, di scrittori, di artisti, di archeologi, eccetera, che possano ridare spirito a questa città, che non è soltanto una città erroneamente di impianto modernista o contemporaneo. Io sono un contemporaneista, una formazione novecentista, ma oggi più che mai, andando anche per necessità e per vocazione a scorciare nei cassetti, scopro che questa è una città non solo antichissima, ma che ha tante cose, quelle che si sono salvate dai bombardamenti e da altre venture, ha tante cose da valorizzare: una Terni preromana, una Terni romana, una Terni medievale, una Terni rinascimentale, una Terni settecentesca e poi naturalmente una Terni moderna e contemporanea che ha fatto la parte del leone, ma insomma che deve essere accompagnata dalle altre Terni storicamente sviluppatesi ed esistenti. Io non conosco Marta, nel senso che lei mi ha incontrato in un giorno di pienissima estate, torrido, più torrido di qualsiasi, mi ha placcato, io ero in carica da qualche giorno ed ero smarrito più o meno come adesso, e si è presentata e mi ha fatto subito una certa impressione di incidente. Ho pensato poi tra me tornando, non pensavo di ritrovarmela così presto ad essere la direttrice artistica di un evento così importante. Devo anche sottoscrivere, come se avessi in qualche maniera parlato io al femminile, alcune parole e concetti importantissimi che Marta ha espresso rispetto a questa città. Come dicevo poc'anzi, questa è una città vivissima, che ha passato anche tante recenti difficoltà, ma questo è un altro discorso. È sempre stata una città piena di un pullulare artistico, più spesso sotto traccia, che va valorizzato, ed è sempre stata una città laboratorio.
se tutti noi internati, che siamo bella gente, avessimo più contezza e consapevolezza di tutto questo e soprattutto ci sforzassimo di, come dire, di avere una cosa che non abbiamo, e cioè potremmo fare grandi cose, il salto di qualità che ci, di qualità che ci è sempre mancato. Questa città e gli abitanti di questa città non fanno squadra. Mi dispiace dirlo, lo dico dovunque vado, io faccio la pallina da tennis tra Marmora e la Cascata, a Piediluco, vado ovunque, sia che mi chiamino che non mi chiamino, e mi trovo involontariamente a fare anche un'opera di, diciamo così, di pedagogia morale, l'ultima cosa che mi sarei aspettato. Noi possiamo fare grandissime cose e in qualche modo la facciamo, più o meno grandi, questa è la testimonianza, anche recuperare o valorizzare spazi diciamo inutilizzati in una delle più belle location urbane come è questa. Se noi, come dire, avessimo più un senso di coralità nel fare le cose, potremmo fare cose più grandi di quanto già non facciamo. Il mio invito a tutti è non a guardare sempre il pur legittimo orticello che è importante, ma tentare di fare anche squadra, razionalizzazioni, sinergia, con una parola che va tanto di moda, e veramente, siccome le energie per fare sinergie ci sono molte, molto più di quanto noi pensiamo, soprattutto in ambiente artistico, per quello che riguarda le politiche culturali, noi potremmo fare grandi cose. Come una grande cosa nel suo piccolo è questa iniziativa che si deve a Marta, ma che si deve soprattutto ad Amelia e ai suoi collaboratori. Quindi noi abbiamo potuto dare soltanto per il momento il nostro patrocinio, ma l'appoggio morale è totale e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, e per quanto potremo restare alla guida della città, perché la cultura, non è un caso che forse per la prima volta, nella fattispecie questo modesto assessore della cultura sia anche vice sindaco, perché il messaggio da dare alla città anche concretamente è molto chiaro. Per noi la cultura è prioritaria, e capisco che in una fase emergenziale come questa vi siano altre priorità più cogenti, però la missione di questa amministrazione e la mia, per quello che potrò fare, è chiara e netta, e potremo fare delle cose importanti, diciamo, facendo un salto di qualità tutti insieme con il contributo di tutti. Quindi grazie Marta, grazie Amelia, grazie tanto dell'invito e forza. Doverosi sono i ringraziamenti anche ad Amelia Milardi, se viene un attimo, vieni, che è la presidentessa e fondatrice di Agu, che mi ha fortemente voluta come direttore artistico, io la ringrazio, a Cinzia e a Matteo che sono stati elementi fondamentali, loro collaborano a stretto gruppo economico con la presentazione, che sono stati fondamentali oggi, ieri, l'altro ieri, sono 10 giorni che stiamo impazzendo. Poi devo ringraziare, l'ho già ringraziato, ma lo ripeto di nuovo, Giovanni Cincotti dell'Accademia Rousseau, Cristina Locci del gruppo archeologico, Alessandra Lachioma del Ponte degli Artisti Terni, che sono qua e che ci hanno dato una mano con la comunicazione. E poi, come dimenticare, i signori qui fuori, che sono i fondamentali sponsor, quindi Italiano Please, che è un marchio che raccoglie sotto questo marchio tanti marchi di eccellenze umbre, e quindi prodotti naturali, con lievitazione naturale, quindi pochi, proprio perché assolutamente stagionali. E ecco, uno dei prodotti che è Vicky Girotti, Vicky Cantina, il nome della cantina, Leonelli. E poi non è presente ma ha contribuito Alessandro del Caffè del Corso, che ci ha fornito un'altra parte di buffet. Quindi io ringrazio tutti gli artisti, vi invito a guardare il calendario eventi, perché, vedi che mi stavo dimenticando, qualcosa mi dimentico sempre. Allora, io devo ringraziare anche tutti gli artisti che parteciperanno agli eventi delle prossime serate, da Stefano De Maio, Riccardo Leonelli,
Ettore Susa che ballerà il tango con la Stefania Marcucci, la sua ballerina, Alessandra Pecelli che canterà con il live con il chitarrista Maurizio Chiani, poi ci sarà Marò, Maria Fantone, esatto, con le cose di Marò, che è la stilista che farà la sfilata sabato 29 e che presenterà Maria Luce Schillaci, la giornalista del Corriere dell'Umbria, che è qua e che salutiamo, ringraziamo per la sua presenza e per l'archivio. E poi gli incontri con gli artisti, quindi ci saranno dei salottini di 20 minuti in cui io incontrerò gli artisti e vi farò un po' raccontare cosa significa per loro fare arte. Quindi io vi ringrazio ancora con emozione per questa grandissima affluenza. Ma aveva detto non voglio parlare, cioè rendetevi conto come siamo andate avanti noi questi giorni. Allora, io vi ringrazio innanzitutto tutti per essere qui, per aver partecipato, per insomma venire a curiosare questa nuova manifestazione, insomma, un tentativo. Devo dire che sono molto soddisfatta per come è stato accolto, soprattutto negli ultimi giorni c'è stato un grande interesse. Ciò significa che dal nulla stiamo cominciando a creare qualcosa. Non so come si evolverà tutto ciò, però cerchiamo di migliorare, di fare qualcosa che poi possa diventare sempre più un polo d'attrazione, soprattutto magari per gli artisti a livello nazionale, come sta effettivamente succedendo, perché abbiamo avuto adesioni da Torino, Napoli e Sicilia, insomma abbiamo avuto diversi tipi di adesioni, anche da artisti locali. Questo mi fa piacere, quindi, e volevo ringraziare anche Marta perché il suo apporto è stato fondamentale, ha messo con il suo carisma e la sua forza e il suo sorriso che non mancano mai, quindi io sono convinta che questi 10 giorni saranno veramente notevoli. Grazie. Adesso saluto da parte della responsabile della... scusami. Io vorrei solo ringraziare Marta e tutto il pubblico qui presente, che molti forse pensano come gruppo archeologico, no? Che c'entriamo. Invece non dimentichiamoci che Scarpi, poi il nostro ex assessore alla cultura di diverso tempo fa, Paolo Cicchini, che ci ha avuto una conferenza, hanno affermato che tutta l'arte è contemporanea. Quindi sia noi del gruppo archeologico che gli artisti di oggi navighiamo sempre nel mondo dell'arte, perché tutto ciò è una rivoluzione d'arte. Quindi io penso che mi leggo a ciò che ha detto il nostro attuale assessore alla cultura, cogliamo l'opportunità che abbiamo adesso, perché non sempre arrivano queste opportunità in cui abbiamo tanto spazio per poterci unire ed esplodere, e cerchiamo di esplodere nel mondo dell'arte, della cultura, della letteratura, dell'archeologia, di tutto ciò che rientra in questo grande universo splendido dell'arte. Io personalmente sono 17 anni che vivo un sogno, che mi emoziono casualmente con il mio gruppo archeologico, chissà quanti altri come me, però ecco, creiamo sinergia fra le diverse associazioni, perché insieme si può fare di tutto e di più. Quindi grazie a Marta per darmi un po' di tempo, grazie a tutti voi e vediamoci questo splendido evento. Grazie a tutti. Grazie a te, e ho dimenticato, mi scuso, ma troppe cose da tenere a mente, che qui accanto c'è un evento del CONI. Aspetta, glielo facciamo dire a lui, al presidente. Sta organizzando una mostra fotografica dedicata alle donne, e il titolo è L'emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici, e nello stesso tempo il 21 venerdì pomeriggio ci sarà un convegno qui accanto sulla donna e sport, e vogliamo vedere se l'emancipazione è finita oppure no. Credo proprio di no. Ormai l'emancipazione è una contro-emancipazione, nel senso
Superiori, grazie assessore. E volevo ringraziare personalmente comunque per, anche per la disponibilità dell'associazione Panathlon, che effettivamente abbiamo fatto in contemporanea un evento, quindi mi fa piacere, magari se avete modo anche di visitare. Ugualmente. Esatto, perfetto, la cosa mi fa molto piacere, come diceva giustamente, per quello che riguarda il gruppo archeologico, se riusciamo magari un pochino a unire un po' le forze riusciamo a fare qualcosa di più grande. Lei era assente, arriva tardi e poi non sa cosa abbiamo detto prima, mannaggia la miseria. Esatto. Allora adesso io vi inviterei prima di tutto a guardarvi con calma le opere, perché è giusto che sia così, e poi di avvicinarvi al buffet che ci aspetta fuori. Grazie e per la risposta.